Ciao mister, buongiorno. Senti, la gara di domani è una di quelle gare che si presentano da sole contro una delle big del calcio italiano. E ti chiedo come arriviamo, soprattutto dopo la prestazione non soddisfacente contro il Torino. Anche tu hai detto, soprattutto nella parte finale, ho visto una squadra che non mi appartiene perché ha mollato. Ecco, da lì vorrei capire come hai gestito questi pochi giorni a disposizione. Sì. Non è che ha mollato, era un po' sfiduciata, e questo non sul piano dell'impegno ma sul piano proprio mentale, no? E quindi un po' sotto questo aspetto. Però guarda, quando si giocano due o tre partite ravvicinate in così pochi giorni, è chiaro che alcune situazioni, alcune letture vanno fatte col beneficio di inventario. Questo per esperienza lo dico, perché non riscontri sempre, magari in una partita rispetto all'altra, delle situazioni uguali, perché magari subentra anche una situazione di fatica mentale, no? E in questo senso è più facile, tra virgolette, andare a commettere qualche sbavatura, qualche errore in più, no? Detto questo, stiamo lavorando, come avevamo detto a suo tempo, su delle situazioni che dobbiamo necessariamente migliorare. È vero anche che sia con la Sampdoria che anche con il Torino abbiamo fatto dei buoni tempi di gioco, dove abbiamo concesso pochissimo, ed è vero anche che in questo momento, come ci calciano in porta, ci tirano insomma in situazioni insomma anche particolari, perché ci beccano l'incrocio dei pali, no? Magari in piazzato stesso, che dove lì magari è andato a incornare bene l'avversario. In Serie A va detto che ci sono anche gli avversari, però noi dobbiamo avere necessariamente margine, abbassare margine di errore, no? Perché a volte in alcune situazioni siamo sempre lì, con applicazione, con atteggiamento giusto, con distanze giuste. Altre volte magari usciamo un attimino dalla partita, non perché non c'è impegno, ma perché magari pensiamo di averla un attimino un po' più sotto mano e sotto controllo, e questo parlo anche sotto l'aspetto del gioco, e non andiamo poi nello stesso tempo però a leggere il pericolo che è sempre dietro l'angolo, e quindi allenti un attimino. Questo in B te lo puoi permettere, in A non te lo puoi permettere, perché se sbagli un metro di posizione, di copertura preventiva, non sei sempre bello compatto e corto tra le linee dove gli avversari ci vengono a giocare, e lì devi andare a corciaforte, no? Quindi con distanze giuste e con pressione giusta. Se non togli tempo e spazio all'avversario in delle situazioni di gioco, no? In certe posizioni di campo, è chiaro che faciliti un po' più l'avversario per quelle che sono le sue capacità. Ecco qui che anche domani affrontiamo una squadra molto forte sotto questo aspetto, che ti sa venire dentro le linee, che ti sa giocare di qualità, di imbucate, di 1-2, di filtranti, di passanti, di movimenti giusti e qualità, alta qualità. E allora stiamo lavorando su questi concetti di compattezza, di mantenere sempre lo stesso livello di attenzione anche in questi atteggiamenti nel corso della partita stessa. È vero anche che in questo momento, no, quando allenti un attimino, ecco qua che l'avversario ti ha punito. Non sempre succede nel calcio, ma questo dobbiamo sicuramente, come avevamo detto in precedenza, come avevo detto anche pur facendo risultati, che c'erano margini di crescita, e su quelli, perché già li avevo notati, e magari in precedenza non eravamo stati colpiti perché avevamo o recuperato o l'avversario non ti era venuto dentro a concludere, e quindi in questo avevamo avuto modo di rimetterci e riposizionarci. E invece dobbiamo farlo sempre con la stessa continuità, sempre con la stessa applicazione e qualità di movimenti di squadra, e su questo stiamo lavorando. È vero che quello che è mancato a Torino rispetto ad altre volte, per quello che è il nostro, è nel momento in cui eravamo in possesso palla, abbiamo fatto transizioni positive e siamo andati ad accompagnare di là della metà campo l'azione d'attacco. A Torino non siamo stati bravi nell'ultimo passaggio, nella rifinitura finale abbiamo sbagliato a livello tecnico dei passaggi che non sono del nostro DNA, e che altre volte abbiamo letto meglio e fatto meglio, e questo ci ha consentito di essere più ficcanti e più pericolosi nell'area e nella metà campo avversaria. E questo ovviamente dobbiamo leggerlo e dobbiamo migliorare in questa lettura, perché poi si può andare a far male, lo abbiamo dimostrato nelle nostre occasioni che creiamo. Poi siete partiti fortissimo, no? Con il tuo arrivo avete fatto 4 risultati utili consecutivi, poi queste tre sconfitte. Ti chiedo, a livello mentale, la squadra come la vedi? Perché siete passati dalla fase di grande euforia a una fase adesso in cui forse anche un po' troppo, sicuramente. No, ma... cioè, ti chiedo come,
come hai visto i giocatori e come li vedi soprattutto in vista di una partita come quella di domani, si dice sempre che si preparano da soli, però poi alla fine in campo c'è l'Inter. Sì. Ma come ti dicevo, noi non eravamo fenomeni prima, no? Quando abbiamo fatto 4 partite e 10 punti, e non si è debrocchi oggi. Ci vuole equilibrio. Come dicevo prima, mi sembra in tempi non sospetti che avevamo ancora, dovevamo andare a lavorare su delle situazioni e dovevamo andarci sopra, perché c'erano dei margini di crescita e di lavoro ulteriore, e dobbiamo farlo e dobbiamo migliorare. E quello ci vuole lavoro, tempo durante la settimana, andare a insistere, a battere il ferro su certi concetti, e lo faremo. E nello stesso tempo, però, va detto che sì, vanno lette anche le sconfitte, dove abbiamo subito meno rispetto forse alle partite precedenti, e paradossalmente poi però nei risultati, negli episodi dentro le partite, non siamo stati bravi, no, ad andare a incidere in maniera a nostro vantaggio piuttosto che a svantaggio, perché con la Sampdoria il primo tempo non abbiamo subito neanche un tiro in porta, abbiamo avuto vantaggio di partita, poi avevamo opportunità di andare a chiudere, a fare anche il secondo gol, non ci siamo riusciti. Stesso lavoro sull'1-1, abbiamo avuto occasioni noi per andare sul 2-1, stesso lavoro, stesso discorso a Firenze, dove siamo stati sempre in partita, passati in vantaggio 1-1, poi abbiamo avuto la palla per fare il 2-1, non ci siamo riusciti, 2-1 per gli altri, due pari, e poi magari abbiamo subito su situazioni su cui stiamo lavorando, e ripeto, dobbiamo migliorare, perché tenere corte le linee, andare a accorciare sempre in maniera giusta, in modo giusto, questo nella continuità della partita diventa fondamentale, e quindi dobbiamo migliorarlo. Ma siamo stati sempre nella partita e dentro le partite, tranne, ripeto, quest'ultimo quarto d'ora a Torino, dove magari sul secondo gol di Sinistro, De Silvestri all'incrocio dei pali, un po' si è perso un po' di morale, non a livello di impegno, un po', ecco, di sotto questo aspetto mentale. Non deve accadere, perché dobbiamo stare sempre pronti nella partita, perché abbiamo dimostrato altre volte, anche sul 2-0 contro l'Atalanta, di poter avere in mano, se facciamo le nostre robe con convinzione, i nostri movimenti fino in fondo, di poter ribaltare anche le partite o andarle a riprendere, come ci è successo altre volte. Ci saranno diverse assenze domani, mister, insomma, Krunic e Di Lorenzo squalificati, credo anche Maietta, insomma, che non sta bene. Se sta pensando anche magari di cambiare modulo, vediamo se Unterse, che insomma ha avuto un po' di spazio con lei, ma non ha mai giocato dall'inizio, è in grado di avere 90 minuti nelle gambe. Ma tutti si sono ben allenati, e gli altri, a parte qualche eccezione di questo tipo, però gli altri sono tutti nelle condizioni di poter giocare. È chiaro che noi il doppio, la variante tattica la proviamo, ce l'abbiamo nelle nostre corde, la proviamo sempre, però ecco, oggi voglio vedere bene i recuperi, perché sai, io c'è stato un solo giorno ieri, tra altre cose dopo la partita, quindi oggi magari ci sarà una lettura diversa, e domani in mattinata ancora un'altra ancora, perché poi magari il resoconto lo vedi, no? Dopo 2 giorni nei recuperi individuali a livello fisico, no? E quindi dopo 2 giorni si parlerà con lo staff medico, se ci sarà qualche ragazzo ancora un po' più affaticato, è chiaro che le andremo a valutare, e poi si valuteranno le scelte. Però è chiaro che l'indirizzo, tutti lavorano con me a coppie, a 2, a 3, e sanno tutti quello che devono fare nelle varie situazioni tattiche che presentiamo, e quindi sia nella fase di possesso che di non possesso, e quindi chiunque andrà in campo dovrà farlo nella maniera adeguata e dare risposte, perché sono quelle che ci aspettiamo da tutti, sia chi parte sia chi entra poi in corso di partita, perché diventa fondamentale andare poi a studiare la prima, la seconda partita, perché poi diventa importante in questo senso andare incidere. Buongiorno. No. Allora, una domanda un po' diversa, sì, da quelle fatte adesso. Prescindendo da quello che è l'avversario, perché l'avversario è molto diverso da quello che è l'Empoli. Di ora lei da un po' di tempo che è qua, ma questa squadra, no, che lei ha ereditato, si può dire oggi che caratteristica è più una squadra votata ad offendere oppure a difendere o a delle difficoltà? Perché a questo punto penso si possa, in vista di un girone di ritorno che poi è quello che deciderà il campionato di questa squadra come di tutte le altre, si possa anche un po' capire questi, diciamo, hanno avuto due allenatori, no? E quello che appunto mi chiedo, ma
sono le caratteristiche dell'Empoli. Ma guardi, non c'è mai, non ci deve essere mai una sola cosa in una squadra come caratteristica. Ci devono essere due caratteristiche, quella di saper attaccare e quella di saper difendere, e quella, perché nel calcio poi è quello che conta, è avere equilibrio nelle due fasi, essere efficaci nella fase di possesso e nella fase di non possesso. Noi in questo senso abbiamo fatto delle buone cose, perché siamo andati a vincere delle partite a fare punti importanti, abbiamo messo in difficoltà anche i nostri avversari nella fase offensiva, in quelle, per quelle che sono le caratteristiche della nostra squadra, e, che ovviamente non ha attaccanti d'area di rigore ma di profondità, e in questo deve esserci spazi per poter andare a sfruttare al meglio le caratteristiche dei nostri giocatori, perché quelle sono le qualità e le caratteristiche migliori. Non abbiamo giocatori d'area di rigore, ma abbiamo caratteristiche di poter far male anche in altra maniera, nell'attacco delle profondità, nell'attacco degli spazi, e quindi in questo senso vanno creati i presupposti perché questo possa accadere. Nello stesso tempo, nella fase di non possesso, abbiamo margini di crescita nelle conoscenze, nei movimenti, nel tenere corta alla squadra e dargli equilibrio, ma queste sono cose che ci stiamo lavorando, e se ovviamente qualche difetto possiamo averlo, perché è dato dal fatto che abbiamo ovviamente qualche cosa da dover migliorare, come ovvio che sia, nella fase difensiva, perché nella fase offensiva creiamo sempre abbastanza per poter essere pericolosi ed efficaci, e dietro dobbiamo lavorarci, e quindi lo stiamo portando avanti, perché se abbasseremo questa percentuale qui è chiaro che avremo più opportunità anche di fare più punti. Detto questo, va detto anche che è giusto guardare il bicchiere mezzo pieno, perché da dove eravamo partiti, penultimi, 6 punti messi in una certa maniera, rischiamo di finire il girone d'andato già d'andata, l'ho detto così, internos, salvi, e quindi già questo è un buon punto di partenza per affrontare il girone di ritorno, andando a correggere, a lavorare su certi aspetti, certo, e migliorarli, perché ovviamente il girone di ritorno poi inizia un altro campionato, e in quel secondo campionato dovremo farci trovare pronti per fare qualche punticino in più, quello che magari ci è venuto meno nel girone d'andata, però i presupposti per poterlo fare ci sono, le idee chiare ce le abbiamo, e quindi dobbiamo andarci a lavorare sopra. Mister, buongiorno. Okay. Spesso lei lo ha detto, il calcio, la partita vive su degli episodi, sì. E il campionato di calcio alla fine poi si somma con i numeri, no? Il risultato finale è la somma di alcuni numeri. I numeri dell'Empoli parlano di un attacco che è nettamente superiore rispetto a quelle che stanno in fondo, di una difesa che però sta proprio nelle peggiori tre. Un dato che mi ha un po' preoccupato da un certo punto di vista è il fatto che l'Empoli sta subendo, ha subito su 36 reti 17 volte, cioè 17 gol negli ultimi 15 minuti di tempo, e in particolare nelle ultime tre partite abbiamo subito gol sempre a pochi minuti dalla fine del primo tempo, notando che dalla mezz'ora in poi la squadra, anziché, diciamo, rimanere equilibrata, bilanciata in avanti, ha sempre un po', uso questo termine ma nel calcio viene usato, rinculato all'indietro, come se avesse un blocco psicologico. Sì, beh, è quello che abbiamo detto in precedenza. Dobbiamo migliorare su questa situazione qua, essere nell'arco della partita sempre, avere lo stesso atteggiamento giusto di equilibrio, di altezze e di compattezza, no? Andando a accorciare le situazioni della squadra nei reparti, sia dal davanti che dal di dietro. Sono cose su cui stiamo lavorando, e a volte l'abbiamo fatto meglio, altre volte lo facciamo un po' meno bene, però questo ci stanno anche le caratteristiche dell'avversario che sono bravi, ma questo lo abbiamo fatto sia quando siamo andati a giocare a 3 che quando siamo passati a giocare a 4, e questo è un dato che comunque sta ovviamente nella nostra testa, e quindi dobbiamo lavorarci sopra per far capire che i vantaggi sono molto di più quando rimaniamo, no, con distanze adeguate, che non quando ci allunghiamo o quando andiamo con un po' indietro col sedere, perché nel calcio si corre in avanti e si gioca in avanti, e questa è l'unica medicina che si conosce. Con il lavoro riusciremo poi a riequilibrare anche questi aspetti qui nella continuità della partita, perché come dicevo all'inizio, noi nell'arco della partita facciamo questa cosa bene per un tot, poi magari vuoi un po' per timore, vuoi un po' per lo spirito che subentra, tra virgolette, psicologico, come si chiama, un po' inconscio, no? Sì, esatto, un po' inconscio, che fai? Pensi che fare il passo indietro sia meglio che fare il passo in avanti,
e non deve essere così, va sempre avuto lo stesso tenuto, lo stesso atteggiamento, soprattutto in questa categoria, perché se te vai indietro è chiaro che non accorciando dai modo tra le linee all'avversario di venirti a giocare, di girarsi, di puntare l'area di rigore, di venire a calciare, e invece dobbiamo tenere su questo atteggiamento per tutto l'arco della partita. E quando ho detto all'inizio che a volte usciamo da quello che è la preparazione alla partita fatta in una certa maniera e per poi rientrarci, e in Serie A non deve succedere, l'atteggiamento deve essere sempre quello che abbiamo su cui lavoriamo e prepariamo e ci prepariamo le gare, sia nella fase difensiva sia nella fase offensiva, rimanere e fare le cose che si sono dette per 95 minuti a prescindere dall'episodio che c'è dentro la partita, che sia positivo che passi in vantaggio o che sia non positivo, perché ci può stare che essendoci anche avversari bravi ti possano far gol. Quando lo abbiamo fatto e abbiamo tenuto questo atteggiamento nel corso della partita per 95 minuti, no, abbiamo recuperato con l'Atalanta, abbiamo recuperato con la Spal, siamo stati dentro la partita bene, anche se vogliamo con la Sampdoria, perché siamo stati negli episodi, anche a Firenze siamo stati sempre negli episodi fino a un quarto d'ora alla fine, dove magari ci siamo allungati, ci siamo un po' slabbrati, stessa cosa a Torino nell'ultimo quarto d'ora, ci siamo allungati, allargati, e quello abbiamo dato campo a avversari che in tutte le squadre hanno giocatori di qualità importanti di poter venirci a lavorare dentro le linee, e questo non deve accadere, e quindi è lì la crescita che dobbiamo andare a fare, e quello di cui parlavo prima è perfettamente ragione, e lì stiamo lavorando. Sotto l'aspetto mentale, sì. È meglio incontrare una big o una diretta concorrente ora? Ma che dire, l'Inter è una grande squadra, una squadra di grande qualità, allenata da un ottimo grande allenatore come Spalletti, come Luciano, quindi, che conosce bene questa squadra da più anni, ci lavora sopra, gli interpreti sanno quello che devono fare quando scendono in campo, è una squadra che ti sa cambiare pelle con gli stessi giocatori, perché nello schieramento ti sanno andare a giocare 4-2-3-1, 4-3-3, con gli stessi interpreti e anche con la difesa 3, e quindi ruotando e alzando gli esterni, e ti sanno essere nella stessa partita, sanno avere più facce, più soluzioni tattiche, no? Con gli stessi uomini, senza neanche far cambi, e questo vuol dire che c'è stato studio nella preparazione della squadra, c'è stato studio nella scelta dei giocatori che potessero avere delle caratteristiche per poter andare a variare nel corso della partita senza cambi il tema tattico, e noi dovremo essere bravi domani a sapere andare dentro la partita, a saperla leggere, saper andare a rapportarsi con loro nella maniera giusta, con compattezza, con idee giuste, sia nella fase di non possesso che nella fase di possesso, perché ovviamente poi dovremo saperci andare a rapportare anche noi, perché con queste squadre fai solo una fase, no, perdi. Se tu vai dentro il campo e pensi di poter andare a fare un gol o due gol, con questa squadra devi lavorare con la mentalità opposta, devi andare per far gol, perché anche per fare un pareggio contro queste grandi squadre a volte ci vogliono due gol, non ti basta neanche farne uno, e quindi dovremo lavorare con la mentalità giusta, l'atteggiamento giusto, essere anche propositivi per andare a fare e a sfruttare le nostre caratteristiche, le nostre abilità. Due cose, ti chiedo intanto se pensi a qua domani in una gara come appunto con la contro l'Inter, dove abbiamo un po' di fisicità, potrebbe far bene in mezzo al campo, e poi esco dalla partita e ti chiedo da addetto lavori, da tifoso, da uomo, se visto quello che è successo purtroppo in Inter-Napoli poteva essere il caso di sospendere il campionato, o secondo te invece esce una sgomma, giusto giocare? Guarda, io penso che come negli ambienti di lavoro, no? È giusto mettere delle regole, no? Sia giusto anche che le regole vengano fatte rispettare e comunque vengano dati dei segnali, perché a volte in ogni ambiente di lavoro, in ogni sport, in ogni lettura, se ci sono delle regole ben precise e le si fanno rispettare, poi alla lunga si hanno dei vantaggi. Queste sono situazioni che ovviamente dispiacciono, perché non devono accadere negli stadi, ancora episodi di razzismo veramente sono cose intollerabili, per un popolo come il nostro educato, per un popolo come il nostro sensibile, sempre gli italiani sono riconosciuti in tutto il mondo per la loro sensibilità, per la loro bravura, per la loro nei confronti degli altri, no? E quindi questo dispiace, perché non deve assolutamente accadere, e chi ha sbagliato è giusto che paghi, no? Con delle sanzioni appropriate. Nello stesso tempo, se poi doveva essere fermato il campionato o meno, ci sono degli organi, no, predisposti
chiamati a decidere se questo doveva essere un momento di stop, andava fatto. Se non è stato ritenuto tale, l'importante è che certi atteggiamenti, certe situazioni non si ripresentino, perché il calcio è uno sport bello per i bambini, per quelli che iniziano a farlo, per chi va per il tifoso che va allo stadio per divertirsi, non per chi vuole portare al campo delinquenza e disordini, e quelli vanno puniti in maniera pesante, perché sono cose che non sono belle, non sono da uno sport che è visto in tutto il mondo come un qualcosa di bello, ma soprattutto per i piccoli, per i bambini che appena fanno un anno, due anni, già gli si mette il pallone tra i piedi, e quindi già detto tutto per quello che deve essere poi la visione di alcuni concetti, sia per quanto riguarda l'educazione, sia per quanto riguarda la sportività. Ma qua sicuramente è uno dei giocatori che ovviamente, come altri, possono essere lì, tra virgolette, devono tenersi pronti, perché è chiaro che, ma non solo lui, ma anche altri ragazzi, perché ripeto, giochiamo a soli due giorni dalla partita. Oggi posso guardare ai ragazzi come hanno recuperato dallo sforzo di Torino, e lì poi si andranno a fare delle scelte ovviamente anche sotto questo aspetto.